non avevo utilizzato come sgabello, come tavolino. E sono stata riuscita sulle note di Viva la Pappa al Pomodoro negli anni 70, ho danzato le prime, diciamo, i miei passi di danza sulle note di, del Dato Pompa, delle sorelle Kessler, e giocavo piuttosto che con le bambole che odiamo, con il Playmobil, che forse erano le mie prime sperimentazioni, diciamo, da psicologa. Comunicazionale, non so se avete mai sentito parlare di forum, che online è proprio questo luogo dove si innescono delle discussioni online sugli argomenti più svariati. Ai miei tempi, diciamo, della tesi, il forum più frequentato era quello dei motociclisti. Con mia grande sorpresa, però, ho trovato, insomma, ancora oggi, diciamo, insieme agli sport della navigazione, auto e moto, sono quelli più frequentati. Questi colori che sono i cerchi praticamente sono i contributi che i vari utenti danno all'interno delle conversazioni. Lavoro per il progetto che ho l'onore, diciamo, il piacere di lavorare, per il progetto Federica Web Learning, che è il progetto della Federico II che dà in open access i contenuti e corsi open access di dei corsi della Federico II. In pratica sono contenuti accreditati dall'università, perché, diciamo, oggi c'è in rete di tutto e la difficoltà maggiore che si fa è quella, appunto, di trovare dei contenuti che siano, diciamo, che abbiano una valenza scientifica. In questo caso, con questa operazione, la Federico II recupera un po' quella che è la mission dell'università pubblica, cioè quella di dare la possibilità di accedere alla conoscenza a tutti. Non lo fa più, diciamo, prevalentemente attraverso le aule, dove tutti nell'università pubblica possono entrare ed ascoltare una lezione, utilizza la piattaforma web, perché questo sito è realizzato WordPress, quindi come piattaforma è stata utilizzata la piattaforma web, che diciamo, è considerata da chi ha progettato il corso, il progetto, diciamo, di tipo universale, no? Perché arriva chi basta avere un collegamento a internet, ed è stata la prima università italiana attraverso questo progetto ad andare su iTunes U, che è lo store della Apple, che all'interno, diciamo, tra le varie app che ci scarichiamo, c'è anche una sezione University dove le università internazionali, quindi compresa la Federico II, offre i propri contenuti. Qua ci trovate contenuti che vanno dalla gastrite del furetto a come si coltivano le piante, diciamo, nei boschi, tutto quello che vi potete immaginare, considerando che abbiamo 300 corsi, 5.000 lezioni tra audio, eccetera, e tutti i contenuti che potete immaginare possano fare riferimento alle 13 facoltà dell'Ateneo. Questi sono, diciamo, io nel tempo libero, e oltre, diciamo, ad andare in bici sul comune di Napoli, sono referente campana della Soluzione Italiana per l'Orientamento, leggo a capoce alta i bambini con il progetto Nati per Leggere, che se non conoscete vi invito, diciamo, ad approfondire, che a livello nazionale ed è supportato dall'Associazione Italiana Bibliotecari e dall'Associazione Culturale dei Pediatri, e dove molti volontari come me, i punti di lettura dedicati in ogni città o biblioteca,
tanti, perché a chi è che non piace ascoltare una favola guardando un film di previstato. E poi sono socia dal 2004 dell'Associazione Italiana Web Master Association, che è l'associazione italiana di professionisti web, e ho il ruolo anche di membro della segreteria scientifica e dell'associazione che appunto sta ha come proprio focus quella di portare avanti le persone che operano all'interno del web come professionisti riconosciuti. Ha fatto anche un lavoro che poi vedremo in seguito. Nello specifico, che cosa fa il community manager? Che è la persona appunto che gestisce fa un monitoraggio delle conversazioni online attraverso i tool che abbiamo visto, Twitter, Facebook e quant'altro. Intanto fa un po' quello che facevano conto, no? Cioè, cerca di capire la comunità che dovrà gestire che tipologie di contenuti ha, che tipologie di bisogni rispetto a ricevere meno dei contenuti, e vi posso dire che questa è la parte più difficile, nel senso mettere su, prima di mettere su dei social network, eccetera, riferendosi a un'azienda, a un personaggio pubblico, eccetera, è la cosa più difficile, perché da dove parliamo di prodotto, come vedremo, della Coca-Cola, la Coca-Cola ha una sua community, a prescindere da Facebook, nel momento in cui apre il canale ovviamente ci avrà 10 milioni di persone che gli fanno like. Una persona sconosciuta, un personaggio pubblico, oppure un'azienda che se i suoi prodotti diciamo sono prodotti non eccellenti, nel momento in cui aprirà una pagina su Facebook potrà ricevere solo commenti negativi. Quindi la reputazione che noi abbiamo offline inevitabilmente in qualche modo influenza anche quella online, perché ce la portiamo dietro inevitabilmente. Quindi oltre ad investigare, una delle abilità e competenze che è necessario che il community manager abbia è quello che fa un psicoterapeuta chiamato Freud, di ascoltare la community e le esigenze e bisogni che ha prima di fare qualsiasi cosa. Devi avere doti di comunicazione e non avere, diciamo, deve essere in genere una persona umile che non ha problemi a stare dietro alle quinte, perché il community manager è la voce dell'azienda, è la voce del personaggio politico e quindi posta e scrive non al nome personale, quindi non deve essere una persona che diciamo, ha manie di protagonismo e nello stesso tempo deve essere una persona che sa gestire bene i conflitti che evidentemente nelle varie discussioni, avendo a che fare con tante persone, perché sono tutte persone con caratteri completamente diversi, che hanno modalità diverse di approcciare i vari strumenti, inevitabilmente il community manager gestisce, quindi si gestiscono persone e conversazioni. Questi sono degli esempi di ascolto e di partecipazione, quindi le aziende si sono un po' spostate da quelle che prima erano gli strumenti di ascolto del proprio pubblico, quindi dei propri utenti, acquirenti. Nel caso del mulino, non so se avete mai sentito parlare del mulino che vorrei, no? È un progetto, è un forum che la Mulino Bianco ha messo su, dove i propri utenti dicono i propri desideri, no? Anche rispetto ai prodotti, molti di noi sono cresciuti con le sorpresine all'interno delle confezioni del mulino bianco e quindi a quello mi associamo un valore di ricordo di infanzia, eccetera. Poi su questo loro ovviamente anzi ricordiamoci sempre bene che fa ciò che rientra in una strategia di comunicazione di marketing. Almeno così dovrebbe essere. E quindi abbiamo questa prima parte di forum che ancora abbiamo un po' di genere di dedicati soprattutto quindi è necessario prendere
casi. E poi quest'altra parte è la campagna di partecipazione che le aziende stanno sempre più lanciando per far sì che il proprio brand venga espanso, diciamo, condiviso sui vari social network. In questo caso l'hashtag è un modo buono, che non so se avete frequentato i vari social network, eccetera, dove appunto trovate anche su Twitter, hashtag un modo buono, ognuno dice la propria su qual è la propria idea di la stessa cosa Coca-Cola. Non so se vi è capitato di andare ultimamente in qualche supermercato e i ragazzi lì davanti a scappare e le quindi la ce la scegliere il nome, le cose eccetera. Anche qui c'è un grosso lavoro fatto dall'azienda nazionale della Coca-Cola, cioè di ascoltare, di fare in modo che nella community, oltre a recuperare, diciamo, quelli che erano i dati anagrafici, no, dei vari nomi che c'erano in Italia, si poteva partecipare al forum dicendo io vorrei sulla lattina della Coca-Cola scritto questo nome. Non è vero, ed è diventato, diciamo, un modo anche nel momento in cui si fa una festa, quello di Bonaventura, eccetera, i ragazzi stanno rincorrendo questa cosa. Perché? Perché la Coca-Cola è una bibita che accompagna gli eventi della nostra vita, che sono prevalentemente, la maggior parte delle volte, ci si augura eventi piacevoli, no? E nello stesso tempo, in quest'altra parte, per il concetto della partecipazione, vedi, scopre cosa stiamo facendo nella nostra fanpage, siamo già 69 eccetera, e ti provo un po' tutti quelli che sono gli aspetti, no, che ruotano intorno a questa bibita, la community, il fatto che è una bevanda che viene consumata durante i pasti, quindi coinvolgere il fuoco famoso di modo che da fare da driver c'è questo aspetto, andare incontro a quelle che sono le esigenze in quanto è dettato da nuove leggi, no? Sulle bibite troppo calorie, quindi sul fatto che hanno fatto subito modello sfruttando. Poi abbiamo l'esplosione dei social TV, cioè non so se avete partecipato a questa figata, perché mi sono divertita molto quest'anno col Sanremo, a seguire Sanremo su Twitter senza guardare la televisione. Io praticamente vedevo il palco di Sanremo attraverso Twitter. Se non l'avete fatto ve lo consiglio, perché è veramente una cosa che si capisce, diciamo, si vive realmente l'esperienza di tutti i commenti. Almeno a casa mia madre eravamo ragazzini con le mie sorelle, ci mettevamo a commentare davanti alla TV il vestito, le scarpe, eccetera eccetera, quindi aspettare, no, al di là dei contenuti, un fenomeno italiano anche di costume, che attraverso il social network appunto hanno recuperato. Però è anche vero, dobbiamo dire, che nelle ultime edizioni del Sanremo stanno vincendo i nuovi talenti che vengono dai talent show, che si portano dietro già delle community affermate, perché attraverso la TV i ragazzi sono già diventati il pubblico, diciamo, che poi si può guardare Sanremo, già conosce, anche se su Sanremo sono nuovi talenti, e quindi c'è un po' questo fenomeno che va in contrasto su un nuovo talento, però il talento che viene dalla televisione è molto più spinoso, così stavo pensando a tanti, non me lo ricordo mai, Mengoni, che ha vinto, ma lui è e quindi su Twitter mi stava con l'hashtag Sanremo 2013, con tutto richiedere l'hashtag, è chiaro cos'è? Questo cancelletto praticamente. La seconda cosa è proprio, ma quanto tempo prima del Facebook va fatto l'hashtag? La cosa importante è che non esista già, prima, perché se esiste già si mischia a un qualunque altro evento, siete del gatto. Quindi cercatelo anche solo il giorno prima, ma inventatevene uno che non esista.
C'è un evento annuale che fanno tutti gli anni, ovviamente nel 2013, l'anno prossimo 14, e ci sia il 9. Ma basta il giorno prima. Se però cominciate 2 mesi prima a preparare il programma, anzi, perfetto, partite 2 mesi prima, comincia a sentirsi il rumore, comincia ad essere abituati alla tag, comincia a utilizzarlo e comincia a generare il suo rifare. Quindi tutti i volantini, cartacei e non, tutti i documenti online, se avete un blog sul blog che si sia evidente da subito, trovatelo possibilmente corto perché un astarungo così ti porta via 40 dei 140 caratteri che ho cercato, ovviamente, quindi deve essere corto ma deve essere facile da memorizzare, perché se è XYZ32A47 non ce la fanno, sbagliano e perde il valore, quindi deve essere quasi buon senso, più o meno. E lo stesso esempio vale per Ballarò, che è una delle trasmissioni più seguite, diciamo, che segue la stessa dinamica, cioè in TV, la il piccolo, sappiamo tutti che è la copertina di forza del programma, e poi su Twitter, diciamo, si segue e si commenta tutto il programma. Questo è un altro esempio, quello della campagna Love Sky, dove appunto gli utenti sono messi al centro della campagna, cioè quindi gli utenti hanno fatto una sigla molto carina, tra l'altro scaricabile eccetera, che con questi cartelli ognuno dice quale programma preferisce, e nello stesso tempo ogni trasmissione, ogni fiction, ogni serie che passa su Sky hanno coniato questo termine amici su Fox, insomma, le varie programmi e seguici e commenta live le varie serie. Allora, tutto questo è un lavoro che si chiama Community Manager, che grazie al lavoro che EY Italy, in particolare con il gruppo degli Skill Profile, che ha coinvolto un tanto lavoro di circa 6 anni di lavoro, che ha coinvolto circa 200 partecipanti, tra cui Google, Adobe, varie università, associazioni, e quindi ha stilato, diciamo, questi 21 profili professionali che consentono a chi lavora nel web di non presentarsi come tutologi o nello stesso tempo di presentarsi con i nomi più svariati di fantasia, perché se si va su LinkedIn e si scritta la parola web riesce tutto. Diciamo che il lavoro che ha fatto e sta portando ancora avanti l'associazione è quello, diciamo, di mettere un po' d'ordine per far sì che nel momento in cui un comune deve fare un bando possa attingere, così come è avvenuto per il comune di Milano, che ha bandito due profili professionali prendendo spunto da questi. Se andate sul sito skillprofile.eu trovate per ogni profilo le competenze abbinate. Ovviamente per il community manager, per il primo specialista, le abilità sono l'ascolto, il monitoraggio, l'abilità di fare reportistica, il content management, cioè scrivere materialmente dei post, dei testi, saper usare il minimo di WordPress, insomma, piattaforme di content management e quant'altro. Un altro, per esempio, che mi piace citare è il reputation manager. Un po' è venuta fuori una discussione, no? Il concetto della reputazione che è importante, tant'è vero che molti artisti, personaggi famosi si affidano a dei professionisti che si occupano solo di curare la propria reputazione, perché ormai, insomma, è quello che fa la differenza. Ma non sono troppi quelli da Sì, guardi le competenze, alcune, diciamo, sono come dire, che hanno un taglio più umanistico, come può essere questo del community manager, che infatti c'è stata un'esplosione di richieste da parte dei laureati di materie umanistiche, quando speravano che per esempio posso fare solo insegnante. Invece c'è una grossa richiesta, perché il community manager è un po' psicologo, deve essere un bravo scrittore, diciamo, deve avere un taglio più umanistico.
parla, non è questo un problema. Diciamo che il prossimo passo per il lavoro di New Italy è quello di fare in modo che gli enti di formazione elargiscano corsi che formino seguendo i syllabus che io come membro della Società di Studi Scientifica mi occupo di validare